Unica tappa veronese per la vincitrice del Campiello Opera Prima, l'evento ospitato in Riva al Lago. Letteratura al tramonto in Riva al Lago. La suggestione culturale è stata vissuta al Lido Campanello di Castelnuovo del Garda grazie al premio Campiello, che ha offerto a residenti e turisti la presentazione della vincitrice di quest'anno della sezione Opera Prima. Daniela Gambaro, nata ad Adria ma per ragioni professionali accasata a Roma, con il suo 10 storie quasi vere, racconta 10 sguardi sul quotidiano di famiglie, coppie, madri, bambini. 10 racconti scritti con una penna leggera e precisa, capace di raccontare anche le cose più difficili, quelle terribili e scomode che sono così reali da essere quasi vere. Di lavoro faccio la sceneggiatrice, si tratta di un lavoro differente che utilizza una forma espressiva diversa, però anche con delle continuità, come ad esempio il lavoro sul personaggio è esattamente lo stesso, anche se poi la prosa permette di addentrarsi nella narrazione secondo peculiarità tutte sue, e quindi ho accettato, diciamo, e ho approfittato di queste possibilità utilizzando anche le competenze che venivano dalla drammaturgia. In particolare ho fatto tesoro della concisione e dell'uso stringato dei dialoghi che si fa di solito in sceneggiatura. Sostenuto da Confindustria Veneto, il Campiello è un premio letterario istituito nel 1962 che viene assegnato a opere di narrativa italiana, segnalando all'attenzione del grande pubblico numerosi autori e romanzi che poi hanno fatto la storia della letteratura nel nostro paese. Per Confindustria la cultura è un investimento importante, un investimento che è nato ormai 59 anni fa, quando si è deciso di creare una sinergia tra l'industria e il mondo della cultura. Tutti gli eventi che possono fare da ponte appunto tra la cultura e la società sono benvenuti e sono un atto di mecenazione da parte degli industriali veneti verso la società. Con i limiti dettati dalla pandemia, l'evento ospitato all'aperto ha avuto un'adesione superiore alle migliori aspettative. È stato un lavoro intenso da parte dell'assessorato alla cultura, che oggi ha fatto sì che la cultura abbracci il lago di Garda. Quindi ben vengano queste iniziative sul lago. E il premio Campiello penso sia indubbiamente il momento più importante per dare l'inizio a questo grande obiettivo che noi vogliamo perseguire, portare Castelnuovo del Garda al centro di una formazione culturale per la nostra comunità e per i territori limitrofi e non solo.